Canada, Judy Elford. Iniziamo con l'Alaskan Malamute. Akita americano. Akita Inu. Siberian Husky. Cane da orso della Carelia. Samoyedo. Solo il Quintle, o cane nudo messicano. Cirneco dell'Etna, la pincoira, Waspitz. Ciao ciao. Shiba. Basenji. Volpino italiano. Spitz piccolo, bianco. Spitz piccolo, altri colori ovviamente. E Spitz nano. Questo raggruppamento comprende sia le razze nordiche, le razze di tipo Spitz, i cani primitivi come il Cirneco e come lo Xolo, che sono quelle razze che hanno subito poche manipolazioni da parte dell'uomo. Preselezione per l'Alaska Malamute, l'Akita americano, Waspitz, Ciao Ciao, Basenji e Spitz piccolo. No, Spitz nano, scusate. La prima razza che vedremo muovere è l'Alaska Malamute, razza di origine americana utilizzata per il traino pesante. Significa che questa razza può trainare dei grandi pesi, però non può raggiungere grandi velocità, quindi brevi percorsi per questa razza. A differenza dei Siberian Husky, che invece può percorrere tratti molto più lunghi, però con un traino molto più leggero. E ora la volta dell'Akita americano.
Wospitz, razza di origine tedesca. Ripeto l'invito, i migliori soggetti di razza del gruppo 7 cani da ferma nel pre-ring. E ora la volta del ciao ciao. Razza molto antica, di origine asiatica ma di adozione inglese, Basenji, l'ex Repubblica del Congo, dà il nome a questa, a questa razza, che ha una particolarità che non abbaia ma emette dei suoni gutturali. Per finire, il più piccolo per quanto riguarda gli Spitz tedeschi, che è lo Schweg Spitz o Spitz nano. Al terzo posto, Pomerania, Spitznano. Al secondo posto, il cane che non abbaia, il Basenji. E vince il raggruppamento, lo rivedremo nel Best in Show finale, l'Akita americano. Intanto, per cortesia, nel pre-ring sono attesi i migliori soggetti di razza dell'ottavo raggruppamento, cani da cerca, da riporto e da acqua. Grazie ai fotografi. Siamo pronti per far entrare i migliori soggetti di razza del prossimo raggruppamento, raggruppamento Segugi e cani.